Dio si è fatto come noi per farci come lui. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Vieni dal grembo di una donna, la Vergine Maria. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore. Vieni Gesù, resta con noi, resta con Vieni Signore in mezzo a noi, resta con noi per sempre. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Sia lodato, adorato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, adorato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, adorato, ringraziato in ogni momento Santissimo e Divinissimo Sacramento. Buon Pastore, vero Pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici, difendici, portaci i beni eterni nella terra dei viventi. Signore Gesù, presente nel sacramento dell'altare, io credo in te, ti adoro e ti amo. Tu sei il Figlio di Dio, il Messia atteso dai profeti e inviato nel mondo dal Padre. Tu sei il Salvatore che ci libera dalla schiavitù e ci guida alla casa del Padre. Ridesta nella mia anima il desiderio di te, donami la ricchezza del tuo amore perché riempia il mio vuoto. Fa tacere in me il rumore delle cose vane, rendimi docile al tuo divino volere perché cerchi solo ciò che a te piace. Libera il mio cuore dal male, preparalo a riceverti, perché tu possa stabilire in esso la tua abitazione per sempre.
Cari fratelli e sorelle, ecco il terzo momento di catechesi e di preghiera dei nostri mercoledì di avvento in ospedale. Il tema generale è la gioia del Vangelo, il testimone. Questi passaggi della catechesi. Inizio con un ascolto ragionato del brano evangelico di Giovanni 1, 6, 8, 19, 28, letto nella terza domenica di avvento, facendomi aiutare dai biblisti Van den Busche, Uye, dal sacerdote Prozzato, dal Meike nazionale, dai maestri spirituali Roldo e Ronchi e da Papa Francesco. Concludo con una parte dedicata ai malati e agli anziani, facendomi guidare dalle parole di San Giovanni Paolo II e Papa Francesco. Inizio allora con leggere il passo del Vangelo secondo Giovanni, che abbiamo ascoltato domenica scorsa durante la Messa. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei li inviarono da Gerusalemme, sacerdoti e leviti a interrogarlo: tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto: prendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Venne un uomo mandato da Dio. Nella tradizione di Israele, questa è la formula classica per introdurre i personaggi rispettabili del passato, tra questi i profeti. Serviva da introduzione a qualche scena di importanza storica. Anche nel nostro caso entra in scena un profeta. Il suo nome era Giovanni. Un nome solo basta, senza altri dati genealogici, per introdurre i personaggi importanti. Il nome Giovanni, nome imposto da Dio stesso, così come si legge nel capitolo primo del Vangelo di Luca, il nome significa Yahvé è clemente. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce. Non era lui la luce. Come il profeta dell'Antico Testamento si eclissa di fronte al messaggio che proclama. Così fa il Battista, portando la sua testimonianza alla luce, l'unica luce che eclissa ogni altra. L'Evangelista per ben tre volte insiste sul motivo essenziale della missione del Battista, la testimonianza. Il quarto Vangelo, che anche lui si presenta come una testimonianza, redige un complesso di testimonianze, come in un processo. Presenta infatti tutta la vita di Gesù sotto l'aspetto di un conflitto con il mondo incredulo, che termina con il processo davanti a Pilato. Questo processo, mai veramente portato a termine, prosegue dopo la morte di Gesù. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Riguardo il giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. E lo Spirito Santo continua a testimoniare con i discepoli. Quando verrà il Paraclito, il termine Paraclito può significare consolatore, ma anche avvocato, difensore, protettore, intercessore.
Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. Gesù aveva la missione di non giudicare, ma di salvare. Infatti, a causa dell'incredulità, essa finisce con un giudizio. Il Padre non giudica nessuno, ma ha dato il giudizio al Figlio. Di qui l'importanza della testimonianza. Per essere valida, la testimonianza deve avere a fondamento non qualunque verosimiglianza, ma la più rigorosa certezza. Per testimoniare bisogna aver veduto. Però, in un certo senso, la testimonianza supera i semplici fatti materiali registrati. Vedere fa capire. La percezione dei fatti o delle cose suscita la scoperta di una realtà nascosta. Per esempio, il Battista vede lo Spirito sotto forma di colomba nel battesimo di Gesù al Giordano e ne trae la conclusione della messianicità di Gesù. È un vedere e un comprendere. Questa è la testimonianza di cui si parla. La testimonianza del Vangelo di Giovanni non riguarda dei fatti o degli avvenimenti. Essa punta sulla persona di Gesù. Per esempio, nel nostro testo, il suo ufficio di luce. Tutti i testimoni presenti nel quarto Vangelo hanno una sola testimonianza, utile a rispondere alla domanda fondamentale: chi è Gesù? Il Battista, con la sua testimonianza, ha il compito di preparare la strada alla luce che viene nel mondo, anzi è già presente. Infatti, la sua testimonianza lo condusse verso Dio e al tempo stesso verso gli uomini, verso tutti gli uomini, affinché conoscessero la luce. Questa è per l'Evangelista Giovanni l'unica sorgente della vera grandezza umana, la testimonianza resa alla luce. Tutta la gloria dell'uomo non è nel glorificare se stesso, ma nel glorificare la luce, altrimenti non possiede che le tenebre. Il Battista, nel riconoscimento del proprio nulla e del tutto divino, troverà quella grandezza degna della sola e sua umiltà. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti ad interrogare. L'Evangelista Giovanni si attiene all'ultima fase della predicazione del Battista, senza attardarsi nemmeno sulle singolarità delle sue vesti e del suo nutrimento, o sulla sua esortazione alla penitenza. Non cita nemmeno il successo da lui ottenuto sulle folle, trascurando perfino di parlare del battesimo di Gesù. Egli vuole puntare sull'essenziale, che per lui è la sua testimonianza. La missione di Giovanni non è tanto quella di predicare o di battezzare, quanto di testimoniare. Ecco l'ultimo dei profeti, incaricato non più di annunciare il Messia, ma di additarlo. L'Evangelista sceglie la testimonianza pubblica, l'inviato ufficiale di Dio, messo a confronto con i mandatari del popolo di Dio. Un incontro certamente drammatico. L'esito sarà deludente, presago del rifiuto definitivo. Il carattere ufficiale di questi approcci è chiaramente sottolineato: sacerdoti e leviti, cioè le autorità religiose ufficiali, incaricate di fare un'inchiesta e di stendere un verbale sull'ortodossia del movimento suscitato dal Battista. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo, il Messia. La risposta del Battista è riferita come una dichiarazione ufficiale, consapevole di rivolgersi a mandatari ufficiali. Parla con un inviato ufficiale di Dio, venuto precisamente per manifestare il Messia di Israele. Sei tu il Messia? L'attesa di un re ideale terreno diviene ai tempi di Gesù anche il segno di un liberatore nazionale che scaccia l'invasore romano e procura ad Israele una specie di paradiso. Sei tu Elia?
Elia era il profeta campione irremovibile che rivendicò i diritti di Yahweh di fronte al re infedele Acaz. Egli compare e scompare in modo inatteso. Il suo ritorno era considerato il presagio del prossimo arrivo del Messia e del gran giorno di Yahweh. Perché allora Giovanni nega di essere l'Elia che precede e indica il Messia presente? La ragione è semplice. Egli non deve testimoniare la propria persona, ma piuttosto quella di un altro. Sei tu il profeta? Si tratta del profeta, colui che deve succedere a Mosè e sostituirlo. Alla sua venuta, l'annunciatrice dei tempi messianici, tutti i problemi sarebbero stati risolti, Israele sarebbe stato liberato. Davanti alla triplice negazione del Battista, gli inviati si impazientiscono. Che significa allora questo tuo battezzare la massa? Giovanni, con il rinvio al testo del profeta Isaia, dice che lui deve essere chiamato solo come la voce anonima del deserto. Tale indicazione può bastare. Con questo rinvio alla scrittura, il Battista si presenta l'annunciatore dell'era messianica. La sua testimonianza è totalmente al servizio di Gesù. Ma gli inviati erano dei farisei e nel quarto Vangelo hanno occhi e non vedono. Essi infatti continuano ad interrogarsi di Giovanni e non dell'altro. Perciò Giovanni dice, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Nel pensiero dell'Evangelista questo significa che non lo conosceranno mai, tenendo così già un giudizio sui giudei. Tu chi sei? Questa domanda decisiva è rivolta anche a ciascuno di noi. E la risposta è come quella di Giovanni. Togliere le maschere, lasciar cadere apparente delusioni. Io non sono ciò che appaio, e ciò che altri si aspettano di me. Giovanni trova la propria identità in un rapporto, il rapporto a Dio. Io sono voce, la parola è un altro, testimone di un altro sole. Così la nostra identità più profonda ci rimanda oltre noi. L'uomo è come il letto di un fiume, ma non è l'acqua del fiume. Senza l'acqua non sono fiume, non sono niente. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Anche io sono un uomo mandato da Dio. Anche il mio nome ha pronunciato. Anch'io testimone della luce. Troppo spesso noi ci illudiamo che potenziando la nostra luce prestiamo un servizio necessario alla luce. La luce non ha bisogno del nostro brillare, ma del nostro spegnerci. Quando la Chiesa è incapace di vera testimonianza, allora si rifugia nello spettacolo o in una non meno ambigua sacralità spettacolare. Giovanni è un testimone umile, vuole seminare interrogativi. Scrive Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, numeri 93-94. La mondanità spirituale si nasconde dietro apparenti di religiosità e persino di amore alla Chiesa, consiste nel cercare al posto della gloria del Signore la gloria umana e il benessere personale. È quello che il Signore rimprovera ai farisei. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Si tratta di un modo sottile di cercare i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. Assume molte forme a seconda del tipo di persona e delle condizioni nella quale si insinua. Dal momento che è legata alla ricerca dell'apparenza, non sempre si accompagna con peccati pubblici e all'esterno tutto appare corretto. Ma se invadesse la Chiesa, sarebbe infinitamente più disastrosa di qualunque altra mondanità semplicemente morale. Questa mondanità
può alimentarsi specialmente in due modi profondamente connessi tra loro. Uno è una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti, dove in definitiva si rimane chiusi davanti alla trascendenza di Dio. L'altro è di tipo autoreferenziale, ed è di coloro che in definitiva hanno affidamento unicamente sulle proprie forze e si sentono superiori agli altri per una presunta sicurezza dottrinale. In entrambi i casi, né Gesù Cristo né gli altri interessano veramente. Non è possibile immaginare che da queste forme riduttive di cristianesimo possa scaturire un autentico dinamismo evangelizzatore. Signore Gesù, ti ringraziamo per la tua parola che ci ha fatto capire meglio la volontà del Padre. Ti chiediamo che il tuo Spirito illumini i nostri cuori, le nostre menti, le nostre azioni, le nostre scelte, e ci dia la forza per testimoniare la tua parola. Aiutaci ad essere testimoni credibili del tuo Vangelo. Sostienici nelle difficoltà quotidiane e sorreggici nelle nostre cadute. Soccorrici quando le nostre fragilità ci allontanano da te. Tu che vivi e regni con il Padre nell'unità dello Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. Sapessimo anche noi rispondere cosa siamo, qual è il compito di ciascuno, qual è la sua missione, e non confonderci con te, non comprometterti con le nostre presunzioni. Essere e dirci appena voce, solo voce che grida nei deserti, e ritenerci tutti indegni di sciogliere perfino i legacci dei tuoi calzari. Così tutti crederanno a te e non a noi, Signore. Amen. Ascoltiamo in conclusione alcuni pensieri di San Giovanni Paolo II rivolti nel 1980 agli ammalati e di Papa Francesco nel 2020 agli anziani. Ogni uomo riceve da Dio la propria vocazione del tutto personale, il suo particolare mandato di salvezza. Comunque si manifesti la volontà di Dio nei nostri riguardi, è in definitiva per noi sempre un lieto messaggio, un messaggio per la nostra salvezza eterna. Ciò vale anche perché voi che soffrite gravi menomazioni siete chiamati da Cristo a un tipo del tutto particolare di sequela, alla sequela della croce. Cristo invita a prendere le vostre pene come il suo giogo, come una via segnata dalle sue tracce. Solo così non vi accascerete sotto il peso del dolore. L'unica risposta giusta all'invito del Signore per la sequela di Cristo, comunque possa essa apparire, è quella della Santissima Vergine. Venga di me quello che hai detto. Solo il vostro pronto sì alla volontà di Dio, che spesso si sottrae alla nostra comprensione umana, può rendervi beati e donarvi già ora una gioia intima che non può essere distrutta dall'esterno da alcune necessità. Quando pensiamo agli anziani e parliamo di loro, tanto più nella dimensione pastorale, dobbiamo imparare a modificare un po' i tempi dei verbi. Non c'è solo il passato, come se per gli anziani esistessero solo una vita alle spalle e un archivio a conflitto. No, il Signore può e vuole scrivere con loro anche pagine nuove, pagine di santità, di servizio, di preghiera. Oggi vorrei dirvi che anche gli anziani sono il presente e il domani della Chiesa. Sì, sono anche il futuro di una Chiesa che insieme ai giovani profetizza e sogna. La profezia degli anziani si realizza quando la luce del Vangelo entra pienamente nella loro vita. Quando, come Simeone e Anna, prendono tra le braccia Gesù e annunciano la rivoluzione della tenerezza,
la buona notizia di colui che è venuto nel mondo a portare la luce del Padre. Per questo vi chiedo di non risparmiarvi nell'annunciare il Vangelo ai nonni e agli anziani. Andate loro incontro con il sorriso sul volto e il Vangelo tra le mani. Uscite per le strade delle vostre parrocchie, andate a cercare gli anziani che vivono soli. La vecchiaia non è una malattia, è un privilegio. La solitudine può essere una malattia, ma con la carità, la vicinanza e il conforto spirituale possiamo guarirla. Dio ha un popolo numeroso di nonni ovunque nel mondo. Al giorno d'oggi, nelle società secolarizzate di molti paesi, le attuali generazioni di genitori non hanno per lo più quella formazione cristiana e quella fede viva che invece i nonni possono trasmettere ai loro nipoti. Sono loro l'anello indispensabile per educare alla fede i piccoli e i giovani. Essi non sono solo persone che siamo chiamati ad assistere e proteggere per custodire la loro vita, ma possono essere attori di una pastorale evangelizzatrice, testimoni privilegiati dell'amore fedele di Dio. Sì, di gioia ricolmaci, Signore, che sia la gioia il segno che Tu sei venuto, e donaci la grazia di pregarti sempre e di cantare, per ogni cosa rendendo grazie a Te, Cristo, Figlio del Dio della pace. Recitiamo il Rosario del Malato di Giovanni Paolo II. Cari ammalati, guardate a Maria con piena fiducia e fidale abbandono. Essa vi guarda con occhio particolare, mi sorride con tenerezza materna, mi segue con sollecito cuore. Vi assiste e protegga sempre questa dolcissima madre. Noi la preghiamo per voi, perché vi si avvicina, vi conforti, vi appace e porta compimento in voi per il bene della Chiesa, per la diffusione del Vangelo, per la pace del mondo, quel disegno di grazia e di amore che più strettamente vi unisce e configura a Cristo Gesù. Primo mistero: Gesù inaugura la sua predicazione guarendo. Nella sua attività messianica in mezzo di Israele, Cristo si è avvicinato incessantemente al mondo umano di sofferenza. Passò facendo del bene, e questo suo operare riguardava prima di tutto i sofferenti e coloro che attendevano aiuto. Egli guariva gli ammalati, consolava gli infermi, nutriva gli affamati, liberava gli uomini dalla sordità, dalla cecità, dalla lebbra, dal demonio, da diverse ignorazioni. Volta a restituire ai morti la vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero, Gesù offre la sua salvezza. Gesù era sensibile ad ogni umana sofferenza. E al tempo stesso ammaestrava, ponendo al centro del suo insegnamento le 8 beatitudini, che sono indirizzate agli uomini provati da varie svariate sofferenze nella vita temporale. Essi sono i poveri in spirito, gli afflitti, e quelli che hanno fame e sete della giustizia, e i perseguitati per causa della giustizia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri, come anche noi rimettiamo i nostri debiti. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e perdona il nostro colpo, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le tue. Terzo mistero, Gesù ascolta ed esaudisce chi crede in lui. Il programma messianico di Cristo, che è insieme il programma del regno di Dio, la sofferenza è presente nel mondo per sprigionare amore, per far nascere opere di amore verso il prossimo, per trasformare tutta la civiltà umana nella civiltà dell'amore. In questo amore, il significato salvifico della sofferenza si realizza fino in fondo e raggiunge la sua dimensione definitiva. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane di ogni giorno, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debiti. Non abbandonarci a tutti, ma a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero. Sulla croce Gesù assume le sofferenze di ogni tempo. Nella croce di Cristo non solo si è compiuta la redenzione mediante la sofferenza, ma anche la stessa sofferenza umana è stata redenta. L'uomo, scoprendo mediante la fede la sofferenza del Cristo di Cristo, insieme scopre in essa le proprie sofferenze, le ritrova mediante la fede, arricchite di un nuovo contenuto e di un nuovo significato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo il nostro. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santo è il Padre, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le corde della morte del corpo. Nel quinto mistero, Gesù invia i discepoli ad annunciare la buona novella e a guarire i malati. La sofferenza presente sotto tante forme diverse nel nostro mondo umano vi sia presente anche per sprigionare nell'uomo l'amore, proprio quel dono disinteressato del proprio io, favore degli altri uomini, degli uomini sofferenti. Il mondo dell'umana sofferenza invoca, per così dire, senza sosta un altro mondo, quello dell'amore umano, e quell'amore disinteressato che si desta nel suo cuore e nelle sue opere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Adesso.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona il nostro colpo, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più difficoltose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi eri figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Corso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Clemente, Maria, dolce Vergine, Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Madre di Cristo. Tu che hai seguito con amore tuo Figlio. Tu che eri presente sotto la croce. Tu che sei salute degli infermi, Santa Maria, consolatrice degli afflitti, Santa Maria, madre della divina grazia, Santa Maria, aiuto dei poveri, Santa Maria, rifugio dei peccatori, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, che saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Signore, tu che dalla croce ci hai dato Maria come madre, ti ringraziamo. Tu sei la risurrezione e la vita. Accresce la nostra fede in te. Lo chiediamo per mezzo di tua madre, la Vergine dei Dolori. Amen. Secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre, adesso. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Per i defunti, l'eterno riposo, a loro Signore, splenda ad essi la luce perfetta, riposo in pace, amen. L'eterno riposo, a loro Signore, splenda ad essi la luce perfetta, riposo in pace, amen. L'eterno riposo, a loro Signore, splenda ad essi la luce perfetta, riposo in pace, amen. Credo in te, Signore, credo in te, grande quaggiù il mistero, ma credo in te, luce soave,
gioia perfetta sei, credo in te, Signore, credo in te, amo te, Signore, amo te, o crocifisso amor, amo te. Luce soave, gioia perfetta sei, credo in te, Signore, credo in te. Preghiamo. O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio hai redento tutti gli uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché nella assidua celebrazione del mistero pasquale riceviamo i frutti della nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Resta con noi, Signore, la sera, resta con noi e avremo la pace. Resta con noi, non ci lasciare, la notte mai più scenderà. Resta con noi, non ci lasciar per le vie del mondo.